Perché vi trovate qua? Qual è lo scopo di questo corso? Darvi, come vi ho detto, le basi per poter, non dico progettare, che avrà un po' forte quel corso di metallurgia, ma comunque comprendere come si comportano appunto materiali metallici a base ferro, come caratterizzare questo comportamento e questo comportamento in che modo può manifestarsi durante un esercizio. Perché vi dico questo? Ma insomma, il problema della caratterizzazione del comportamento meccanico è un problema atavico. Nel codice Hammurabi, circa 4200 anni fa, c'era questo problema messo per esplicito. Chiaramente in quell'epoca il problema principale era la casa, non che oggi non sia un problema importante, ma insomma dal punto di vista del manufatto era forse quello più importante. E Hammurabi scrive in maniera molto simpatica: se un costruttore edifica una casa per un uomo senza che questa sia stabile, di questi tempi abbiamo ponti eccetera, hanno questo problema, e la casa che ha costruito crolla e causa la morte del proprietario della casa, che il costruttore sia messo a morte. Se il crollo causa la morte di un figlio del proprietario, che si è morto la morte del figlio, poveraccio, se distrugge la proprietà, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, quindi in realtà era proprio previsto il fatto che l'integrità strutturale del manufatto potesse non essere perfetta, che ci fossero dei problemi importanti in fase costruttiva e che se appunto questa casa crollava ci fossero delle conseguenze pesanti sul costruttore. Chi di voi ha fatto un minimo di storia saprà per esempio che le insule romane, questi palazzoni alti 3-4 piani, erano caratterizzati da un facile evento che era il collasso, il crollo strutturale, tant'è che infatti gli appartamenti più pregiati non erano quelli lattico come oggi, ma era quello pian terreno, si scappava prima, insomma. Quindi in realtà questo problema è un problema abbastanza sentito. Come vediamo, non è che oggi siamo messi molto molto meglio. Qui ci sono due esempi. In questo vediamo un ponte in Scozia verso la fine dell'Ottocento che collassò durante una tempesta. Era un ponte in cui passava un treno e durante questo passaggio era notte, era buio, infatti fosse buio è totalmente trascurabile, ma era notte ed era inverno, perché vi do questo dettaglio, lo vedremo più avanti. Mentre passava il treno, i passeggeri cominciavano a sentire uno sferragliamento troppo eccessivo, a un certo punto crollò, morirono parecchie persone, fra cui il figlio del progettista di questo treno, di questo ponte. Quindi, citando Hammurabi, fu colpito proprio lui, insomma, poverino. È simpatico perché in quell'occasione, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, ma in realtà ci fu lo stesso approccio di oggi, cioè ci furono tre commissioni che cercavano di investigare il perché questo evento avvenne. Il fatto che era notte e inverno, vedremo più avanti, era notte non c'entra niente, che era inverno e faceva freddo, in realtà ha un effetto abbastanza importante, perché vedremo che per moltissimi acciai trovarsi a 0 gradi, a meno 10, può essere un problema. Quindi in realtà la temperatura, il fatto che fosse inverno, svolge un ruolo importante. Ma la cosa importante in questo esempio è che la commissione identificò perfettamente i tre cardini base per cui un evento catastrofico possa avvenire: mal progettato, mal costruito, mal manutenuto. Questa cosa sono praticamente gli elati, perché tutte queste tre cose si concentrarono sullo stesso sistema che appunto collassò. Qua a fianco vediamo invece una cosa particolare. Voi non eravate ancora nati, io in realtà invece sì, e mi ricordo l'incidente. È un quasi incidente aereo, in realtà è morta l'hostess, perché mentre erano per aria, c'era questo aereo, era della Aloha Airlines, gli aerei delle Hawaii, praticamente perse diversi metri quadri di carlinga, lo vedete qua, si perse anche un hostess. Quando state sull'aereo vi dicono: ma tenete le cinture di sicurezza allacciate, viene a valle di questo, d'accordo? Ci sono delle immagini in cui ci sono proprio i passeggeri con i capelli chiaramente un po' dritti, tanto questi gesti non si vedono in telecamera, quindi. E praticamente il pilota fu abilissimo ad atterrare, perché atterrare in quelle condizioni è veramente particolare, però l'integrità strutturale dell'aereo, del manufatto in questo caso, è chiaramente andata a pallino. In questo caso c'era un problema costruttivo e c'era un problema di gestione del manufatto, che appunto poi magari vedremo a metallurgia 2. Però insomma, ecco, come vedete, quello che volevo stressare, il fatto che sia in ambito civile che in ambito meccanico, sostanzialmente il problema dell'integrità strutturale è un problema assolutamente vivo, insomma. Qualche anno fa, voi eravate già, non dico tutti, ma quasi, vi ricorderete forse il centro di Viareggio, quando ci fu quel treno con una serie di carri bombolai, dove ci fu il bombolone esploso e ammazzò una trentina di persone, che in realtà appunto ci fu un problema di fatica di un assale ferroviario, che andò a rompere questa sala ferroviaria, il treno deragliò e ci fu appunto questa esplosione. Bene,
la fatica negli assali ferroviari è un problema che è nato con il treno, tant'è che addirittura il primissimo incidente importante certificato con tanto di commissione del 1848, d'accordo? Nonostante che questo qui sia un problema ormai vecchio, quasi 200 anni, ancora oggi ci sono treni che deragliano questo problema. Questo della rottura di questi assali ferroviari, ne vedremo qualcosa quando avremo la fatica, era talmente importante alla fine dell'Ottocento che in Inghilterra esisteva in quel periodo un bollettino settimanale degli incidenti ferroviari. Cioè, oggi noi quando c'è un incidente ferroviario c'è un certo, come dire, un evento abbastanza raro. Lì c'era il bollettino settimanale per dire appunto quanto fosse frequente questo tipo di rotture. Beh, questa non è una ricostruzione. Questo è un ponte negli Stati Uniti che nel 1943 oscillava in questo modo a causa delle raffiche di vento che entravano in risonanza. Cioè la parte progettuale spesso su un manufatto svolge un ruolo importante. Questa ripresa è curioso il motivo per cui viene fatta. In realtà questo ponte era diventato un'attrazione turistica per il fatto di ballare in questo modo. Tant'è che appunto andavano a riprenderlo. In questo caso, praticamente, le raffiche furono talmente importanti, l'oscillazione fu di parecchi metri, che chiusero il ponte, morì solo una cagnetta che era rimasta incastrata in una macchina, ma in realtà non ci fu nessun altro morto, perché appunto capirono che stava succedendo qualcosa di strano, ma in realtà il fatto che oscillasse era considerato un'attrazione turistica, e tant'è che chiamato il ponte del ballerino, perché appunto quando c'era il vento le raffiche tendevano a farlo oscillare in questo modo. Quindi in realtà qual è il problema che vi voglio stressare? Beh, insomma, progettazione, costruzione, manutenzione, reale comprensione delle sollecitazioni che vengono applicate sul manufatto durante l'esercizio in quel ponte, chiaramente questo non era stato fatto, portano sicuramente a dare tutte quelle indicazioni necessarie alla progettazione del manufatto e alla cosa importante, scelta del materiale con cui farlo. Perché non faccio una bicicletta in vetro? Perché non la faccio in cemento armato? Perché questi problemi escono fuori appunto dalla valutazione che ho appena raccontato. Questa che vedete qua a fianco, abbastanza divertente, è una figura di Galileo Galilei, per esempio. Cioè, il primo ad accorgersi che un carico applicato su un oggetto che potremmo chiamare trave, insomma, comunque, in questo caso una colonna, in maniera uniforme, fu Galileo Galilei che cominciò ad analizzare il problema dell'effetto di una sollecitazione applicata in maniera molto semplice come questo. Addirittura Leonardo da Vinci tentò di capire qual era l'effetto di una sollecitazione su dei fili. Cosa abbastanza curiosa, la macchina fatta da Leonardo era abbastanza semplice, ma c'è una tramoggia che butta della sabbia, questa sabbia va in un secchiello, il secchiello è appeso sul filo da testare, quando si rompe il filo quello è il carico applicato. Ed avvenne una cosa particolare per Leonardo da Vinci, cioè si accorse che tanto più il filo era lungo, tanto prima si rompeva il pezzo. Secondo voi è sensata questa cosa, questo risultato? Era, che fra l'altro era congruo con quello che si pensava allora. Cioè, tanto più era lungo il filo, tanto più spia si rompeva. C'ha senso questa cosa? O no? Secondo la vostra esperienza, anche quotidiana. Il defibrillatore lo stiamo comprando, quindi da tanto. Che senso c'ha? Un filo tanto più lungo è, meglio è o no? Dal punto di vista della meccanica? Chi dice che è meglio? Così poi l'esame non lo supereranno mai. Chi dice che chi se ne importa? Tutti, spero. Allora, in realtà qual era il problema che appunto Leonardo da Vinci non comprese? Lui aveva sì questo risultato sperimentale, cioè tanto più era lungo il filo, tanto più si rompeva. Ma il problema era legato non a una caratteristica intrinseca del materiale dal punto di vista della meccanica del materiale, quanto piuttosto al fatto che la tecnica siderurgica dell'epoca era piuttosto primitiva. Più era lungo il filo, più era probabile che all'interno di quello spezzone investigato ci fossero delle particelle non metalliche, buchi anche addirittura, e quindi in realtà era un problema più di meccanica statistica, cioè tanto più lungo tanto più mi si rompe, perché è più probabile che io abbia un buco all'interno o una particella non metallica all'interno. Leonardo da Vinci questo non lo capì, e invece con Galileo Galilei abbiamo che per la prima volta si comincia a vedere un concetto abbastanza importante, cioè
a me di applicare 30 kg a qualche cosa non mi dice molto. A me interessa sapere, specialmente per carichi applicati in maniera semplice, sapere qual è la sollecitazione applicata per unità di sezione. Tant'è che infatti noi molto spesso non parleremo di 30 kg o 40 N, non è questo il parametro che utilizzeremo, ma sarà piuttosto parametri relativi alla sollecitazione normalizzata sulla sezione del nostro pezzo. Quindi in pratica la forza diviso la sezione. D'accordo? Unità di misura. Questa domanda la facciamo dopo e ci perdiamo poi anche durante l'intervallo, se no te ne viene registrato e antipatico. Forza fratto sezione newton diviso metri quadri, ok? Il pascal è l'unità di misura, poi ci divertiamo dopo nel fare le conversioni. Se io tiro una cosa, una banalità, si allunga, insomma, non è grande scienza questa, ed è quello che possiamo osservare, ad esempio, in questo oggetto semplice che vediamo qua. Se io applico una forza F, quello si allungherà di un certo delta L, se L è la lunghezza iniziale. A me che sia una lunghezza di 3 mm, 5 mm, non mi dice nulla, perché un conto è 5 mm su questo oggettino qua, un conto è 5 mm su una trave lunga 30 metri, d'accordo? Quindi in realtà, per poter misurare la variazione di lunghezza rispetto alla lunghezza iniziale, sarà sempre importante usare il parametro epsilon, o a volte epsilon per cento, basta moltiplicare per cento, è banale, in cui appunto abbiamo la lunghezza raggiunta sotto carico meno la lunghezza iniziale del nostro oggetto diviso la lunghezza iniziale del nostro oggetto. Quindi in realtà per sollecitazioni semplici, quale appunto è quello di una, possiamo cominciarla a chiamare adesso prova di trazione, che è questa oppure questa, qui il carico chiaramente tira verso il basso la nostra colonna in questo caso, sollecitazioni semplici dove possiamo immaginare una distribuzione omogenea della sollecitazione unitaria su tutta la sezione interessata, possono essere caratterizzate da due parametri molto semplici che sono la tensione normale sigma, data in Pascal, e l'allungamento unitario dato in unità di misura ciao e adimensionale, d'accordo? Metri su metro, millimetro su millimetro, centimetro su centimetro, ovviamente basta che metto la stessa unità di misura, se no, altrimenti, ed è adimensionale. Un certo hook, fine 600, inizio 700, fine 600, identificò questa legge, la legge di hook. Questo hook era un tipo strano, ebbe la sfortuna di imitarsi Newton, che è il grande padre della meccanica classica, eccetera. Per cui quando Newton diventò poi presidente della Royal Academy, distrusse tutti i lavori di Hook, distrusse tutti i ritratti di Hook addirittura, perché lo odiava a morte. In realtà Hook fu il primo scienziato pagato per fare lo scienziato. Fino a quel momento gli scienziati erano tutti quanti nobili, perdi tempo, non c'erano niente da fare, che quindi in realtà di tempo c'erano lo scienziato, insomma. In realtà come leggere un libro. In realtà Hook fu pagato, tant'è che veniva pagato per produrre presso la Royal Academy 2-3 esperimenti a settimana sugli argomenti più strani. Quella era l'epoca in cui cominciava a uscire fuori l'elettrostatico, per esempio, quindi in realtà la bacchetta di bakelite che sollevava la piuma era un esperimento scientifico, ovviamente erano esperimenti scientifici per l'epoca. Lui si occupò di tantissime cose, era un tipo molto estroverso, una specie di ubriacone in realtà, frequentatore di pub, potremmo dire, insomma, di taverne, e questo tizio, vedete, tirò fuori questa legge in un modo curioso, in realtà fece un anagramma. Non mi ricordo la scrittura di questo anagramma, ma era piuttosto complicato. Non disse la soluzione per 15 anni, tenne la soluzione per sé per 15 anni in realtà, e poi alla fine tirò fuori questa relazione, che è una relazione estremamente importante, perché quella è una, forse la prima relazione costitutiva con cui avete a che fare. Cos'è una relazione costitutiva in un materiale? È quel legame che c'è fra un carico applicato e la sua conseguenza, cioè la deformazione. Questa qui è particolarmente importante perché vi collega queste due grandezze secondo una legge particolarmente semplice, sigma uguale e per epsilon, dove è il modulo di Young. Vale sempre questa legge? No, assolutamente no, però sappiate che questo no così deciso in realtà fino al 1840-50 non era affatto certo,
cioè fino al 1840-50, questa era l'unica legge costitutiva che si aveva fra le mani sostanzialmente, cioè si proponeva per progettare, per costruire un manufatto metallico, sempre una legge tipo lineare. Poi in realtà sappiamo che il comportamento meccanico di un acciaio è lineare per il primissimo tratto della deformazione, ma poi diventa tutt'altro, d'accordo? E qui è quello che vi ho appena raccontato. Se questa è la parte di hook, in realtà ha superato un certo valore del carico, la deformazione procede secondo quello che è l'incrudimento e un cambio completo della pendenza con un comportamento particolare legato ai micromeccanismi di danneggiamento che andremo a vedere in questo corso. Questo diagramma è uno dei tanti diagrammi che si possono ottenere durante una prova di trazione, che poi vedremo con calma nel dettaglio come si procede per svilupparla. Diciamo caratterizzata da almeno tre importanti parametri. Uno, sicuramente la pendenza del tratto lineare, il modulo di Young. Questa pendenza è sostanzialmente indipendente dalla matrice metallica e dal trattamento termico. Quindi, per esempio, per gli acciai è sempre 210-220 gigapascal, ok? Per le reghe d'alluminio è sempre 60-70 gigapascal, indipendentemente dalla composizione chimica e dal trattamento termico. Ben diverso il discorso, invece, è per il limite elastico R con S e per il carico massimo R con M. Questi valori cambiano pesantissimamente, in maniera veramente importante, con la composizione chimica, ma ancora in modo più importante forse con il trattamento termico. Per cui in realtà io, gestendo la composizione chimica e gestendo il trattamento termico, posso ottenere praticamente le curve che voglio, d'accordo? All'interno di questo diagramma, sollecitazione unitaria, deformazione unitaria. Qua ci sta qualche valore per acciaio uso generale, acciai bonificati, acciai legati per molle, acciai ossidabili ostenitici, leghe d'alluminio in getto, leghe d'alluminio da stampaggio, e vediamo modulo di Young R con S e R con M che possono variare fortemente. Acciaio d'uso generale, un R con S 200-300 megapascal, 10-6 pascal, bonificati, acciaio per molle, potremmo citare i managgi che arrivano a 2000 megapascal, d'accordo? Quindi valori che possono diventare anche molto diversi con la composizione chimica e con il trattamento termico. Bene, questo mino, questo andava di moda dei tempi miei quando ero più piccolo, BC, cioè sempre mini primitivi, insomma, che erano delle strisce molto simpatiche, l'omino rompe la liana perché è in sovrappeso, d'accordo? Non ci proviene neanche, ma in realtà non ridete, perché lo sghignazzare non è bello, in realtà il sovraccarico dato alla liana porta il pezzo a rottura. Io so che la liana può reggere 120 kg, e peso 130, paf, si rompe. Andate così. Fin qua è una progettazione che potrebbe fare fratellino, nipote di 6 anni senza grandi difficoltà. Il pezzo si è rotto perché pesi troppo. Qua che succede invece? Perché l'omino è perplesso? L'omino è perplesso perché c'è una barra di dimensioni assolutamente congrue. Potrebbe essere un tronco di legno, potrebbe essere quello che fare, ma c'è questa incisione qui centrale che lo lascia perplesso. E per far questo mi serve un pezzo di carta. Beh, un volontario. Un foglio, sì, grazie. Ok. Questo pezzo di carta, tanto dovete farlo vedere, se cerco di romperlo, non ci riesco. D'accordo? Non ci vedeva. Non si rompe il pezzo di carta, ma tirando, nonostante sia fuori forma, non so se ci vado anche voi, siete più robusti di me, non ci riuscite. Discorso diverso se invece faccio questo. Vabbè, grazie tante, che ci voleva, no? In realtà l'idea è, io ho fatto un'incisione e ho ridotto la sezione resistente. Non è esattamente così, perché prendiamo una sezione resistente addirittura inferiore di quella del precedente. Questa, per esempio, di nuovo non riesco a romperlo. Allora, in realtà, quando io faccio questo, che è un intaglio, non semplicemente sto riducendo la sezione resistente in una certa quantità, ma sto modificando la distribuzione delle sollecitazioni sull'apice di quello che è l'intaglio. Cioè, il pezzo mi si rompe perché qua davanti, mentre sto tirando, sta succedendo qualche cosa che nel caso di una sezione costante non avviene. Per questo l'omino fa bene essere perplesso, perché nonostante questa sezione resistente
sarebbe probabilmente più che sufficiente a resistere al suo peso, ma la presenza dell'intaglio localizzerà qui le tensioni, cioè che vuol dire che applicando il carico non sarà più omogeneo su tutta la sezione, ma in corrispondenza di questo intaglio avrà un'intensificazione. D'accordo? Quindi in realtà, attenzione, qui la cosa si sta facendo complicata, e cioè se abbiamo un carico applicato in maniera uniforme, prova di trazione, tutto è abbastanza semplice, posso caratterizzare tutto abbastanza semplicemente. Se ho un intaglio, o peggio mi sento, una cricca, che è un intaglio molto acuto, d'accordo? Lo vedete nei vetri delle vetrine quando sono criccate per le tensioni residue non manifestate, vediamo che in effetti possiamo avere questa situazione, cioè quella che viene chiamata intensificazione degli sforzi all'apice dell'intaglio, o meglio ancora della cricca, in questo caso qui e qui, che porta a far sì che quel pezzo si rompa proprio lì. E si rompa per carichi molto più bassi del carico che potrebbe sopportare un'analoga sezione resistente, ma senza l'intaglio. Questi intagli, attenzione, non sono necessariamente colpi di sega, eccetera. Ci basta che siano presenti delle inclusioni, ci bastano delle porosità, ci basta a volte una superficie un po' troppo rugosa e otteniamo questo abbassamento molto forte della resistenza meccanica con il pezzo che si rompe per carichi apparentemente non accettabili, non comprensibili in qualche modo. Questo è un esempio abbastanza macroscopico. Sono navi che sono collassate in rada, cioè da parcheggiare praticamente. Qui la cosa è un pelo diversa, qui vediamo un caso veramente abnorme. Durante la Seconda Guerra Mondiale c'era l'esigenza importante da parte degli alleati di trasportare enormi quantità di uomini e mezzi dagli Stati Uniti verso l'Inghilterra, verso la Russia. Per far questo bisognava usare tantissime navi da trasporto, che in realtà c'erano chiaramente gli U-boat che facevano di tutto affinché ciò non avvenisse, ne affondavano in quantità paurosa. Quindi in realtà nacque una specie di gara fra chi produceva navi e chi le affondava in qualche modo, e l'obiettivo era quello di produrre tante navi più di quante non fossero affondate, quindi il problema era produrre una nave in tempi molto molto ristretti. Per fare questo si usò in maniera estremamente estesa la saldatura. Il caso delle navi Liberty, che sono appunto queste navi che vedete qua spezzate in due, sono appunto navi che venivano prodotte in pochissimi giorni, assemblate come se fossero dei grossi puzzle sostanzialmente, con un uso estesissimo della saldatura. Ma questa saldatura, che comunque come vedremo più avanti nel corso, prevede una serie di problemi all'interno del cordone stesso e nelle zone limite fra il cordone, unitamente al fatto che il progetto della nave non era sostanzialmente cambiato, cioè il progetto della nave era rimasto un progetto chiodato sostanzialmente, ma con saldatura, comportava zone di intensificazione di sforzi talmente alte che queste navi in rada, cioè da parcheggiare ferme, ma normalmente col freddo, e qui vediamo cosa c'è del freddo, si potevano spezzare in due, se ne spezzavano in due diverse, insomma, parecchie furono danneggiate. Su circa 5.000 navi Liberty, circa un terzo ebbe problemi, alcune talmente importanti da spezzarsi in due. Un esempio con cui fu affrontato questo problema è questo diagramma. Molti di voi non sanno neanche di cosa stiamo parlando, insomma, ma questo diagramma fa riferimento a quella che viene chiamata, vedremo poi nel dettaglio più avanti, prova Sharpie. È una prova nella quale con un colpo di un pendolo ben dimensionato si verifica la quantità di energia che viene assorbita dal materiale. E si vede che al variare della temperatura di prova, per molti materiali esiste una transizione duttile-fragile, cioè lo stesso materiale, cambiando la temperatura, e spesso questa temperatura di transizione sta a 0 gradi, meno 10, a temperature nelle quali ci possiamo trovare tranquillamente, il pezzo improvvisamente cambia comportamento meccanico. E quindi in realtà queste rotture che abbiamo visto qua avvenivano sempre o nei mari freddi, molto a nord, oppure di notte, quando appunto collassavano per cricche che avanzavano dovute al fatto che il materiale improvvisamente diventava fragile. Questo è un altro esempio di rottura abbastanza particolare, ma questa va raccontata, secondo me, che è molto interessante. Questo è il primo aereo a reazione di uso civile, Comet si chiamava. Questi aerei, a uso civile, detto ad ala bassa, cominciano ad essere prodotti e messi per aria, cominciano ad esplodere per aria, praticamente. Tre di questi esplosero in Italia, per il nostro. E praticamente
si dovette affrontare il problema. Come affrontarlo? Prima cosa, andiamo a ripescare i rottami, perché non c'era molta alternativa. Uno di questi precipitò a Ustica, sembra sempre lì praticamente, esplose a Ustica, lì fondale molto profondo, non si deve fare niente. Ma uno di questi in realtà esplose sopra i cieli dell'isola d'Elba, dove il fondale è più basso, e fu ripescato. L'altra cosa che si fece, che oggi sarebbe quasi impensabile, si prese un intero aereo, lo vedete qua, gli si tolsero i motori, gli si costruì intorno una piscina, la si riempì d'acqua e si pressurizzò e depressurizzò la piscina, cioè simulando i cicli di decollo e atterraggio. Oggi sarebbe impensabile prendere un intero aereo, con i costi che c'hanno non si preme, oggi si fanno le prove su pezzettini dell'aereo. Qui in questo caso fu preso un intero aereo e il risultato fu incredibile. Perché? Confrontando i risultati di questa grossa prova di fatica con i risultati del ripescato, si accorsero che praticamente sulla parte alta dell'aereo c'era una specie di oblò. Oggi non c'è più questo oblò, era un oblò dovuto all'uso di un certo radar, sostanzialmente. Questo oblò, lo vedete qua, questo è il rottame, questo è lo esperimento fatto in piscina, faceva partire delle cricche che diventavano catastrofiche. Perché partivano queste cricche? Per due motivi. Chi di voi si è fatto un viaggio aereo avrà apprezzato il fatto che gli oblò sono rotondeggianti. C'è un motivo. Prima non lo erano. Prima erano molto più squadrati. Tornando a quel discorso prima del foglietto di carta, se io faccio questo, riesco a romperlo, ma sarebbe molto più carico rispetto a, d'accordo? Quindi la forma dell'intaglio è importante. Negli oblò attuali arrotondare gli spigoli svolge un ruolo fondamentale. L'altro aspetto ancora più terribile è che ci fu un errore molto grosso nell'applicare le guarnizioni. Come sapete, fra vetro e metallo ci deve essere una guarnizione, sennò gli spifferi eccetera non regge la tenuta. Ebbene, da progetto la guarnizione fra vetro e metallo doveva essere incollata. Per qualche motivo che non è stato mai chiarito, fu invece rivettata a freddo. Il rivetto che cos'è? Immaginate un chiodo che entra e poi viene ribattuto. Quando io faccio questa cosa a freddo, succede una cosa molto curiosa nel metallo. Su ogni rivetto partono delle mini cricche a raggiera. Ebbene, mini cricche a raggiera che partiva in questa zona già sollecitata, per questo motivo faceva partire le rotture catastrofiche. E da qui poi si cambiò pesantemente la progettazione di questi aerei, che rispetto agli aerei a elica erano pesantemente più sollecitati. Perché questo non succedeva negli aerei a elica? Perché negli aerei a elica le sollecitazioni erano molto più basse, d'accordo?